giusta, una città che riguarda il futuro delle nuove generazioni, di tutte le comunità, di tutte le etnie che siano, che lavorino per la pace di questa città e di tutto questo mondo. Sono contentissimo di oggi di vedere tantissime anime italiane che vogliono collaborare per la pace. Del nome della Casa della Cultura Islamica di via Padova, che abbiamo dall'inizio condannato questi atti barbarici che non rappresentano l'Islam, non rappresentano gli insegnamenti del profeta, non hanno, vi garantisco, da musulmano, da imam, non rappresentano, non hanno vendicato al profeta. Queste azioni barbariche hanno disonorato gli insegnamenti, i valori, i principi dei musulmani, hanno tradito gli insegnamenti e l'educazione del profeta. Bravo. Io dico un messaggio a tutti i cittadini di Milano, ma soprattutto alle mass media: basta seminare odio, insieme collaboriamo per diffondere la pace, per diffondere la pacifica convivenza, per il rispetto di tutti, di tutte le etnie, di tutte le religioni, di tutte le razze. Lavoriamo per la pace, lavoriamo nelle scuole, lavoriamo nelle aziende, lavoriamo nelle strade, lavoriamo nelle moschee, nelle sinagoghe, nelle chiese, per diffondere la pace, perché è l'unica strada che costruisce un mondo migliore. Grazie per non essere molto lungo.